Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, ci siamo, per gli altri, per noi meno due. All'inizio del campionato, la vostra rassegna stampa del 17 agosto 2024. Vediamo i quotidiani sportivi che dopo la digerita di Ferragosto impazzano, in tutte le edicole, non solo. La Gazzetta dello Sport dice: ditelo con i gol. Perché c'è Milano davanti? Oh, non siamo i favoriti, non siamo i favoriti. Ricordatevelo però, perché poi sarebbe discussioni come poi dopo diventa fallimento. Serve un difensore però, dice Inzaghi, che non è contento di quello che ha, ma Inzaghi è il più completo. Fonseca dice mercato ok, arriva anche Fofana a 25 dobloni, quindi Milano ha dovuto alzare l'offerta. Conte e Motta da svolta. Motta dal cortomuso al sorriso a fetta d'anguria. Cos'è il sorriso a fetta d'anguria? Una roba provinciale, cos'è? Lunedì la Juve che aspetta Nico e scarica Chiesa. Gonzalez non convocato dalla Fiorentina per la prima di campionato, Chiesa scaricato definitivamente dalla Juventus. Sacchi dice ancora, opina anche quest'anno Sacchi. Credo in Motta può fare bel calcio. Capello risponde diavolo, anti Inzaghi. Conte servono rinforzi. Anche Capello gli dà una mano, lo appoggia, dice che a Conte servono rinforzi. Le novità, i raccattapalle metteranno i palloni sui coni, quindi non ci sarà più come in certi stadi il raccattapalle che non nasconde, ma li dovranno mettere sui coni, tutti a distanza simmetrica uno dall'altra, in modo che poi il giocatore sceglie il cono più vicino. Come quando in autostrada siete fermi e guardate la colonnina dell'SOS, più vicino quella o più vicina quell'altra. Speriamo che non cadano i coni, come il gelato che si squaglia al sole. Negli ultimi 10 scudetti soltanto 4 squadre l'hanno vinto. 6 la Juve, 2 l'Inter, 1 il Milan e 1 il Napoli. Nessuna due volte di fila. La Juve veramente 9 volte di fila, così è giusto per ricordarci cosa abbiamo fatto noi. Non viene mai ampiamente glorificata. Tu pensa se una squadra di Milano avesse vinto 9 scudetti di fila ogni giorno cosa c'era sui quotidiani e i mass media in generale. Intanto Ildiz come Del Piero avrà la maglia del suo idolo Ale, finalmente. McKennie da separato ha reintegrato, apre al rinnovo e Weston può tornare in gruppo, quindi oggi e domani si allena col gruppo e probabilmente verrà anche convocato contro il Como. A volte si cambia per non... Cambiamo giornale, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport. Vanoli, Toro a caccia di miracoli, Fonseca a caccia di scudetti, c'è Milan Toro oggi, ragazzi, granata, dovete partire bene, lo dico per voi, anche un po' per il campionato. Ricordiamoci la griglia, noi come primo avversario abbiamo il Milan rispetto al campionato dell'anno scorso e poi abbiamo un gap da recuperare davanti. Kop e Nico, doppietta Juve, quindi Tutto Sport li dà per fatti. Gli incastri aprono finalmente la strada alle mosse di Giuntoli, l'olandese all'ultimo chilometro, però non basta vederlo il traguardo, bisogna tagliarlo, vecchia massima che non scende mai dalla moda. Atalanta verso il sostituto di Kop Mainers, sta cercando di prendere Samardžić, quel Samardžić di cui non parlava più nessuno, e vuole prendere anche i 58 milioni qua della Juve, 52 più 6 di bonus. Intromissione intanto dei bergamaschi, che oltre a fare muro su Commaine stanno anche un po' i furbetti su Kalulu. Kalulu che riflette, ma non troppo perché inizia il campionato per tutti. La Viola non convoca Gonzales, sempre più vicino alla Juve perché è arrivato Gudmundsson alla Fiorentina, e i dobloni che adesso la Juve deve tirare fuori per prendersi Nico Gonzales sono 35, quindi saliamo dal famoso trentello di tutta questa estate in bianco nero. Ildiz si veste da Del Piero, che dice che è contento che ha preso quel numero lì, rinnovo fino al 2029, l'ingaggio sale da 300.000 dollari a 1,5 milioni di euro, non due, come avete letto e sentito in queste ultime 24 ore, 1,5 milioni di euro, non i 3/4 che vociferava il suo entourage, 1,5 milioni di euro. Vedi che quando poi ragioni, quando ti fanno ragionare, capisci qual è la realtà all'interno della quale ti stai muovendo. McKennie prove di pace,
da esubero a valore aggiunto, in effetti, oltre che tutti le McKennie, come lo scorso anno, anche lo scorso anno, cambiato l'allenatore, ma la storia di West è rimasta la stessa, anche l'estate scorsa era fuori e poi si è conquistato il posto, è diventato nella prima parte del campionato il giocatore MVP della Juventus. Il Bologna intanto cosa fa? Torna forte su Rugani, dice vabbè, si sa mai in questo momento. Intanto Zirkzee ha debuttato a United con gol e vittorie. Zirkzee. Lunedì il Como, -2 all'inizio del campionato. Carlo Alberto Ludi, il direttore generale del Como, dice Motta, che è il nostro allenatore, e Fabregas, che è il loro allenatore, sono il calcio moderno. Speriamo lunedì di metterci anche qualcosa di antico, cioè la vittoria. Che non dovrebbe mancare tanto per cambiare. Via dal tutto sport, andiamo sul Corriere dello Sport, stadio. Una cosa mai vista. Squadre ancora da completare, tutti in fila, 8 club impegnati in Europa, un calendario da ritmi folli, Inter strafavorita. Quindi, se non vincete lo scudetto, fallimento, come dicevano a noi. Teniamolo lì, 17 di agosto. Ricomincio da stress. Due gare alle 18:30 oggi, campioni. Amaras, Inzaghi dice vogliamo altre emozioni. Ah, un altro Bissek. C'è un altro Bissek. Non ti sei accontentato di quello dell'anno scorso. Mentre la Viola prende Gudmundsson, il Milan a Fofana e alle 20:45 gioca contro il Torino. La Juve aspetta Nico Gonzalez, Cobb Mainz e Kalulu e lunedì c'è il Como. 3,7 dobloni lo stipendio promesso a Nico Gonzalez. Qua con minus 52 più 7, un milioncino in più rispetto a tutto sport che ha lo stesso editore. E poi Kalulu, si vedrà. A questo punto qualcuno capirà. Lazio, Dia ha firmato, quindi ha il nuovo immobile, tra virgolette. Dybala, nodo Arabia, attesa Roma. Oggi Daniele De Rossi decide se convocarlo. Guardate anche Dybala come rapidamente esce. Ma te la dovevi aspettare? Cosa pensavi, che ti ricoprissero d'oro a Roma? È così che funziona. Tu dovevi scendere a miti consigli quando eri alla Juve, potevi accontentarti un po' di meno, così come succede adesso a Chiesa. Dybala come Chiesa, sì, stesso destino. Il Napoli va a Verona con David Neres da Conte, che sta arrivando, è l'esterno offensivo. Poi ci andiamo a noi a Verona, quindi Verona gioca a due, Verona-Napoli e Verona-Juve. Poi c'è Juve-Napoli, tra l'altro, ci sono degli incroci da attenzionare subito all'inizio di questo campionato. Il Bologna scopre Dallinga, almeno un nome nuovo per i fantacalcisti. E poi l'intervistone a Gravina. Politica sì, se non sconfina, dice lui, fa anche rima. Però vicepresidente UEFA, presidente FIGC, la Juve fuori dalla Champions, la politica lì come ha operato, come ha sconfinato per interessi di potere, caro Gravina, ricandidarmi, dice lui, prima lo statuto, la Lega non è solo lo Tito, siamo in 20 squadre, certo, che aspettano 20 stadi, 20 progetti, 20 bla, 20 bla, 20 bla e 20 bla.